Letto sincreticamente. Consegnai all'editore la prima e la seconda storia di questo lavoro separatamente, perché non avevo nessuna speranza di completare quest'opera, che in origine doveva essere una trilogia. Mi ero gravemente ammalato e mi avvicinavo agli 80 anni. Il terzo libro del lavoro doveva raccontare il dopomorte dei due protagonisti delle prime due storie alla luce dell'insegnamento, letto sincreticamente, dei maestri che comunicano attraverso grandi medium. Poi non giunse ancora per me il momento di abbandonare il piano fisico. Ed ecco la trilogia della reincarnazione. Per la legge di reincarnazione, dopo la morte fisica, la vita continua com'è cominciata, cioè divinamente.